Bentrovati anche a voi che per qualche minuto state in mia compagnia. Don Matteo mi ha chiesto così di condividere con voi qualcosa della mia esperienza e sono molto contenta di farlo. Io sono Suor Maria Letizia del Dio della Vita e vengo da Nembro, dove appunto quando ero a Nembro probabilmente qualcuno di voi o forse meglio i vostri genitori mi hanno conosciuto come Giuliana. Attualmente sono appunto in monastero e qui siamo nel monastero delle Clarisse di Bergamo e appunto mi trovo qui da ben 23 anni. Lasciare la Val Seriana per arrivare a Bergamo è stato un passaggio non semplice ma necessario. Girl said hallelujah. Girl said hallelujah. Cuz uptown funk don't give it to you. Cuz uptown funk don't give it to you. Cuz uptown funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Ho incontrato in qualche modo il Signore. Mi ha affascinato e mi ha preso tutta, per cui alla fine per lui ero disposta a lasciare tutto, compreso il mio paese. Però quando ero a casa ero, per così dire, una ragazza come tante, di 25 anni, quando sono entrata, e appunto frequentavo l'oratorio, ero catechista, animatrice, lavoravo con i portatori di handicap al CSE di Nembro. E ho fatto la scuola per educatori, quindi vivevo il mio servizio anche nel lavoro con loro e niente, credo che intorno ai 18 anni, 17-18 anni, la domanda che portavo nel cuore e che mi ha così spinto nella ricerca era dire: ma chi sei tu, Signore, e chi sono io? Forse la domanda fondamentale che ha anche accompagnato il cammino di Francesco, di San Francesco, più che se parliamo di Francesco ci confondiamo con il Papa. Ecco, San Francesco che è un po' il padre fondatore del mio ordine e che Chiara, Santa Chiara, appunto ha fatto sua. Questa domanda che ha un po' spinto e motivato il mio cammino di ricerca, perché non mi bastava più fare le cose per tradizione o perché qualcuno me le aveva comunicate. Certamente per me significativa è stata l'esperienza che ho vissuto in oratorio, prima quando lo frequentavo, poi anche nel servizio formativo. Ecco, mi ha aperto tante domande che chiedevano in qualche modo uno spazio per lasciarle risuonare, per trovare una risposta. Io sono arrivata al monastero la prima volta con una mia amica che appunto adesso attualmente è mamma felice di tre figli. Siamo venute insieme con il desiderio di trovare uno spazio per metterci in ascolto della parola, poter pregare un po' di più, lasciar risuonare dentro di noi, lasciare emergere quelle domande che in fondo portavamo nel cuore. E lì è successo quello che anch'io non so spiegare, ma in qualche modo ho incontrato chi in qualche modo da sempre mi aspettava. Ho incontrato il volto del Signore che in qualche modo mi ha fatto innamorare. Io credo che l'esperienza umana che più assomiglia a quanto ho vissuto anche con lui, con il Signore della vita, è proprio quella dell'innamoramento, di sentire che c'è qualcuno che da sempre ti aspetta, qualcuno che ti viene incontro, per cui non sei tu che vai incontro a lui, ma è lui che ti viene incontro e che tu devi accorgerti di questo. Ecco, per me questo luogo è stato permettermi di riconoscere questa presenza che da sempre abitava la mia vita. Appunto, facevo una vita normale, nel senso che avevo un lavoro,
ho fatto la scuola per educatori professionali, lavoravo al CSE, avevo tanti amici, lavoravo, facevo servizio in oratorio e facevo servizio anche negli animatori a livello diocesano. Un'esperienza ricca di chiesa, ecco, per me è stata forte l'esperienza di chiesa sia a Nembro, nel mio paese, ma sia anche questa dimensione più diocesana. Sentire che tutto era bello, tutto mi appassionava, ma non mi bastava. Ecco, e a un certo punto la domanda, ma Signore cosa vuoi che io faccia, risuonava dentro tanto forte e così pian piano è nato il desiderio di trovare dentro questa forma di vita la risposta al mio desiderio di, fondamentalmente, di essere amata, di amare e di poter fare della mia vita un dono di amore. Ecco, incontrare l'esperienza di Santa Chiara di San Francesco è stato per me incontrare un'esperienza spirituale che in qualche modo rispondeva ai desideri del cuore. San Francesco e Santa Chiara sono nati ad Assisi e sono nati e vissuti ad Assisi intorno al 1200-1250. Periodo del Medioevo, un periodo tanto tribolato per la Chiesa, non troppo felice, ma anche un tempo ricco di fermento. Ecco, Francesco ha saputo così far suo questo desiderio, questo fermento che già da tempo c'era nella società. Ha lasciato tutto, i suoi desideri di grandezza, voleva fare il guerriero, era figlio di un mercante, quindi una persona agiata, ecco, ai tempi, e ha iniziato questa esperienza dei frati itineranti, un ordine mendicante, i frati minori, che andavano così per le strade di Assisi inizialmente, poi si sono allargati, con il desiderio di vivere il Vangelo da fratelli e da minori, sottomessi a tutti gli uomini. Chiara è una ragazza di Assisi che, quando Francesco inizia il suo percorso, è giovane, ma rimane così colpita e affascinata dall'esperienza di Francesco e vuole seguirlo. Guidata da lui inizia questa nuova esperienza delle sorelle povere di Santa Chiara. Inizialmente anche lei non sa che cosa farà della sua vita, perché non c'era niente di definito, se non questo desiderio di seguire il crocifisso povero. Questo era il desiderio di Francesco e di Chiara, in una vita di fraternità, di povertà. Ecco, noi siamo, ci chiamiamo sorelle povere di Santa Chiara proprio perché nel nome esprimiamo un po' il nostro carisma. E Chiara, a differenza di Francesco, che con i suoi frati pellegrinava per le strade annunciando il Vangelo, Chiara custodisce la parola rimanendo stabile in un luogo, in un monastero, a San Damiano. Prima di morire scrive una forma di vita in cui è la prima donna nella storia a scrivere una regola, in cui lascia per iscritto quella che vuole essere la sua esperienza spirituale. Vive e si lascia affascinare dal Signore, sente che il Vangelo non è una lettera morta, ma è una parola viva, è la persona stessa di Gesù che viene a noi ogni giorno attraverso la sua parola. Per cui il Vangelo diventa un po', come dire, sì, la regola di vita, quella con cui confrontarsi anche nelle scelte concrete quotidiane. Vissuto da sorelle,
perché tutto quello che viviamo in monastero lo viviamo insieme, dove la fraternità è uno degli elementi fondamentali. La povertà invece per Chiara non è tanto e non solo, soprattutto la povertà materiale, anche quella, ma è soprattutto questo riconoscere di non avere nulla, di essere una creatura bisognosa di tutto e di tutti e quindi di ricevere tutto in dono dal grande donatore che è il Signore. Quindi di fare della nostra vita una restituzione. Se tutto è dono, l'ho ricevuto gratis, la gratuità è, come dire, l'unico metro di misura che dobbiamo conoscere nell'offrire quello che siamo, ecco, i nostri servizi, ma anche la nostra preghiera, la nostra giornata. La nostra giornata è ritmata dalla preghiera liturgica che consacra il tempo al Signore, a partire dalla notte, qualche notte alla settimana ci alziamo per pregare anche nel cuore della notte, e poi il resto della giornata. Una parte del tempo è dedicata invece al lavoro, dicevo prima, lavoriamo insieme e i lavori sono i lavori di mantenimento della casa, quindi di servizio vicendevole che in ogni famiglia, in ogni comunità si fanno, dalla cucina alla portineria, alla sacrestia, alla lavanderia, ecco, a lavori invece più su commissione, che sono lavori di cucito e di ricamo qualcosa, lavori con il cuoio, la scrittura di icone, la decorazione dei ceri, i rosari, la preparazione delle corone dei rosari, o altri lavori che ci vengono chiesti, ecco, qualcuno attraverso il computer, testimonianze, articoli, oppure ecco, di altro genere. Appunto, l'esperienza invece della povertà la viviamo soprattutto in questo affidarci alla provvidenza. Noi non abbiamo un reddito nostro, ma viviamo di quello che la provvidenza ci regala ed è sempre tanto abbondante. La provvidenza non è qualcosa di non è una persona in carne ed ossa, ma è appunto il dono del Signore che si fa presente a noi attraverso la mano e il cuore di tanti fratelli e sorelle che ci portano qualcosa da mangiare, qualcosa da vestire, qualcosa in denaro, ecco, che si prendono cura di noi, ecco, in modo gratuito. Forse uno può chiedersi perché rimango in monastero dopo tanti anni. Ecco, perché qui ho trovato in qualche modo quella che era la risposta al desiderio del cuore. Io credo che alla fine ciascuno l'unico desiderio che ha e l'unica vocazione che ha è la vocazione all'amore. Ecco, per me qui è stato trovare un luogo in cui poter vivere quella vita in abbondanza che il Signore mi aveva ha promesso a tutti in realtà e non solo a me, ecco. E la vita in abbondanza è una vita che è ricolma di amore, un amore ricevuto, condiviso e donato. Non temete di lasciarvi affascinare da questo Signore che ha un unico desiderio, che voi siate felici e che è venuto perché abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. Poi non importa il luogo, il come, ma ciò che conta è che ciascuno possa fare esperienza di Lui come una persona viva dentro la propria storia, una persona che è un padre alla fine e che ama tutti come figli unici e prediletti. Ecco, che possiate vivere questa esperienza che è l'unica capace di colmare la vita. E poi che vivendo una vita piena, la vostra vita diventi questa lode al Signore attraverso tutto quello che fate, le cose di tutti i giorni, piccole non importa, le cose sono grandi, noi siamo grandi se viviamo nell'amore, non tanto se siamo produttivi o se facciamo delle opere straordinarie, ma se compiamo il nostro dovere quotidiano, ecco, con questo desiderio di vivere sempre nell'amore. Auguri e buon camminare.